Quanti di voi hanno sentito, conoscono a grandi linee la strage di Fiumicino del 17 dicembre 73? Sono 35 morti carbonizzati. Perché era strage dimenticata. Proprio perché, e ora lo diremo, in qualche modo fu una concausa di queste trattative segrete. Allora, la mattina del lunedì 17 dicembre 73, un comando armato composto da 5 arabi, giunto da Madrid, apre il fuoco a Fiumicino. Ci sono pochissime forze di sicurezza, sono completamente colti di sorpresa, per quasi un'ora i 5 rimangono padroni dello scalo. Siamo intorno alle 13, loro hanno con sé bombe al fosforo, ne gettano una dentro un aereo della Pan Am, pieno di gente, e quindi è una morte terrificante, neanche a pensarci, ci sono anche italiani lì dentro. Altri 3 terroristi prendono alcuni ostaggi, alcune guardie di sicurezza, alcuni funzionari della Lufthansa e anche della stessa Alitalia, anche un giovane finanziere che si chiamava Antonio Zara, li prendono come scudi, li fanno salire su un aereo Lufthansa che doveva decollare di lì a poco per Monaco e lo dirottano e partono. Intanto l'aereo della Pan Am brucia e questi decollano da Fiumicino e per praticamente un giorno intero girano lungo tutto il Medio Oriente. Inizialmente chiedono di fare scalo ad Atene e chiedono rifornimenti e che vengano liberati 2 palestinesi che sono nelle carceri greche. Ma questi 2 non accettano di essere liberati perché dicono: ma non sappiamo chi sono questi qua, quindi non vogliamo finire nelle loro mani. E per ore e ore tutte le capitali arabe, da appunto Beirut, Damasco, si rimpallano la questione di questo aereo Lufthansa che gira e sta per finire il carburante, perché nessuno li vuole far atterrare. Lo farà poi Assad in Siria, ma gli dice: fate scendere i feriti, vi ridò il carburante, ma ve ne andate subito, non vi voglio qua. Alla fine, dopo un lungo pellegrinare, questi sarà l'emiro del Kuwait che accetta di farli scendere a Kuwait City e la vicenda apparentemente finisce lì, gli ostaggi vengono lasciati liberi e di questo comando non si saprà mai la fine, neanche da chi materialmente era composto. Ora, la strage di Fiumicino è uno shock per il governo italiano, non solo per le vittime civili, ma perché giunge completamente in attesa. Ora, non ci sono prove per sostenere che l'esecutivo, Moro stesso, in seguito alla liberazione dei 2 arabi di Ossa, in particolare Atif e Bzeiso, fosse ormai convinto che l'Italia sarebbe stata risparmiata dagli attacchi. Ma sta di fatto che quel giorno a Fiumicino le misure di sicurezza erano veramente blande. Nella sala transiti c'erano appena 6 guardie giovani, neanche armate. Nelle sue memorie Paolo Emilio Taviani, che era ministro degli esteri, ha raccontato che pochi giorni prima della strage Arafat gli aveva fatto giungere segretamente i suoi ringraziamenti per la linea di minore durezza e di comprensione nei riguardi dei palestinesi. E per questo, dice Taviani, io non mi aspettavo una cosa del genere. È vero, delle segnalazioni di pericolo c'erano, ma come ci sono sempre, erano molto vaghe, molto generiche, mai ci saremmo aspettati una cosa di questo tipo. E la dimostrazione più lampante che i nostri servizi non si attendevano un attacco di quella portata la troviamo in una breve relazione che il SID produce infaustamente proprio quella mattina del 17 dicembre, in cui diceva: i risultati raggiunti dalle nostre forze di sicurezza contro il terrorismo arabo sono superiori a quelli di tutti gli altri paesi d'Europa. Quella mattina arriva questa, vabbè, insomma, probabilmente chi l'ha scritta poi ebbe una lavata di capo, forse l'ebbe. Però, insomma, appare palese che gli accordi di fine ottobre avevano prodotto nei nostri apparati un pericoloso senso di sicurezza. Ora, la strage di Fiumicino richiederebbe veramente una lezione, un convegno a sé stante. Perché avviene una strage del genere? Perché non se ne è mai parlato? Perché io credo che tutti conoscono Piazza Fontana, Piazza della Loggia, ma in breve di fine non si conosce niente, cioè, c'è un libro del magistrato Rosario Priore, ma poi non si è mai scritto nulla, è stata una strage cancellata. Ora, negli ultimi anni si è aperto uno scenario molto particolare e inquietante, proprio nell'ambito delle indagini sulla tragedia dell'aereo Argo 16. A un certo punto il magistrato Mastelloni entra in possesso delle agende private di un ex generale della Guardia di Finanza, Vittorio Emanuele Borsi di Parma, l'avevamo citato anche nella prima occasione, che era
stato capo di Stato Maggiore della Terza Armata di Padova e poi comandante della Guardia di Finanza. E in queste agende, alla data di inizio gennaio 74, lui dice esplicitamente che la strage di Fiumicino in realtà è stata voluta da Miceli, dal SID, solo che a Miceli e al SID era stato garantito che la bomba al fosforo sarebbe stata buttata in un aereo vuoto. E dice questo era il messaggio che Miceli voleva mandare a americani e israeliani per fargli capire: guardate, noi lo sappiamo che l'Argo 16 l'avete buttato giù voi e reagiamo così. Ora, una cosa del genere può sembrare una roba da psichiatria, ma nel lessico dell'intelligence, nel modus operandi dell'intelligence, sono azioni abituali. Cioè, io so che tu mi hai fatto una cosa e reagisco così, ti faccio capire che anch'io lo posso fare. Pari e patta, può sembrare una cosa, ripeto, da psicolabili, forse lo è, ma sono cose che accadono spesso e accadono spesso anche ai giorni nostri. E il fatto è che quell'aereo in cui viene buttata la bomba al fosforo da quel comando, che non verrà mai identificato, è uno dei rarissimi casi in cui un comando palestinese non viene identificato. Giovannone poi in un'informativa dice che poi quei cinque vengono consegnati a Gheddafi, che li farà fuori, ovviamente, perché in modo che nessuno possa parlare. Quell'aereo in effetti doveva essere vuoto quel giorno e i passeggeri c'erano saliti semplicemente perché l'aereo che attendevano, che da Washington doveva arrivare da New York e portarle poi a Beirut, aveva un ritardo di 4 ore, e quindi le autorità dell'aeroporto dissero: vabbè, salite qui e usate questo, altrimenti quell'aereo sarebbe stato effettivamente vuoto. Ora è chiaro, non esiste una prova documentale capace di confermare la veridicità di affermazioni di questa gravità. Sta di fatto che l'anziano Borsi di Parma, che è morto da pochi anni, fu poi interrogato da Mastelloni, aveva 93 anni, era comunque ancora abbastanza lucido, e gli dice sì, lui glielo conferma, sì, io nell'agenda ho scritto il vero. Io vi posso garantire che le nostre autorità, anche di governo, sapevano quello che sarebbe accaduto, ma avevano avuto la garanzia che la bomba sarebbe esplosa in un aereo vuoto. E gli dice: guardi, se vuole saperne di più, se è ancora vivo, vado a parlare con Piero Buffone. Ora, chi è Piero Buffone? Piero Buffone è uno di quei personaggi sconosciuti ai più, ma che è stato a lungo sottosegretario alla difesa e che ha svolto ruoli di delicatezza estrema nella storia d'Italia. Era chiaramente un politico calabrese, democristiano, membro della commissione di difesa, maneggiò i dossier più delicati, e Mastelloni rintraccia Buffone e che gli dice sì, è vero, tutto questo è assolutamente vero e quello che le ha riferito Borsi di Parma è vero. Fiumicino doveva essere solo un attentato dimostrativo, un messaggio che il nostro governo e i nostri servizi, la fazione filo-araba, voleva mandare a americani e israeliani per far comprendere loro che non avremmo più accettato vicende come quella dell'Argo 16. Era una sorta di partita di ping pong, dice, pari e patta. Dice, può sembrare assurdo, glielo dice proprio lui, ma nell'intelligence funziona così. Ora, ripeto, capite perché, se è davvero così, e io credo sia stata così, Fiumicino è stata cancellata, perché si dovrebbe raccontare che in qualche modo il governo italiano, sciaguratamente, inconsapevolmente, ha tollerato che dei terroristi, perché tali erano, che provenivano dalla Spagna, chissà poi qual era la loro partenza iniziale, hanno fatto una strage semplicemente per scopo dimostrativo. Purtroppo questa è storia. Ripeto, difficilmente usciranno altri documenti sul Fiumicino, poco perché è una vicenda molto particolare. Poco prima di morire Miceli, nell'89, rilasciò, Miceli muore nel 1990, un'intervista a Sandra Bonzanti. Beh, la conoscete tutti, no? Sandra Bonzanti, a lungo direttrice del Tirreno, eccetera. E la Bonzanti dice che a un certo punto io gli chiedo di Fiumicino e lui, che era stato gentile fino a quel momento, Miceli tra l'altro in quel momento era senatore del Movimento Sociale Italiano, perde la pazienza e dice: no, ma di Fiumicino non voglio parlare, non parliamone, lasciamola perdere e non la chiami strage. E mettendo tutto insieme, effettivamente lo scenario è estremamente, estremamente inquietante. Sta di fatto che Fiumicino scivola via
Cioè, Piazza Fontana, l'abbiamo detto nella prima occasione, in qualche modo cambia la storia d'Italia. Fiumicino scivola via come se nulla fosse. Perché c'è anche l'ipotesi che quella strage possa essere stata fatta da una fazione estremista dell'universo palestinese contraria agli accordi che l'ULP aveva fatto col nostro paese. Anche questa può essere un'ipotesi. Però sta di fatto che se questo era il fine, l'obiettivo fallisce. Perché il 23 gennaio del 74 Moro tiene un lungo discorso davanti alla Commissione Esteri del Senato ed è uno dei suoi discorsi più appassionati in favore dei palestinesi. Può sembrare un paradosso, hanno appena fatto una strage di quella portata, in realtà Moro li difende, dice basta, i palestinesi non cercano assistenza, vogliono una patria e dice esplicitamente al governo israeliano basta con l'occupazione a Gaza e in Cisgiordania. Con un paradosso, alcuni giorni dopo Moro parte per un viaggio in tutte le capitali del Medio Oriente. Era evidente, era un viaggio diplomatico, no? Anche per cercare di ricucire qualsiasi tipo di rapporto poteva essersi interrotto dopo la vicenda della strage. E c'è un aspetto curioso, a un certo punto va in Egitto in quel momento c'è Sadat, ed è una fase molto delicata della storia egiziana, è da poco finita la guerra del Kippur, Sadat si sta sganciando dai sovietici e cambierà fronte e passerà con gli americani. Incontra Moro, incontra Sadat e incontra il ministro degli esteri egiziano Ismail Fahmy, che gli dice, vedete anche la storia del Medio Oriente, del conflitto israeliano-palestinese, come è complessa, lo rimprovera, gli dice, ministro, ma lei è troppo buono con i palestinesi, una patria dei palestinesi, sì, ma fra qualche anno, ora non è ancora il momento, non esageri, stia più tranquillo. Cioè il paradosso è questo, cioè il ministro egiziano, teoricamente, pubblicamente era il difensore dei palestinesi, dice no, in questo momento non è il caso di parlare di una patria dei palestinesi, altrimenti probabilmente finisce anche, diciamo, spesso, io ora non vorrei che si va su un altro terreno, per carità, però spesso i paesi arabi hanno posato strumentalmente la causa palestinese, no, naturalmente l'hanno lasciata irrisolta anche perché per tenere sempre un po' accesa l'attenzione, e questo è un caso emblematico, il ministro degli esteri egiziano dice no, guardi, una patria in questo momento no.